benvenuti oggi nel mio ristorante. Io sono Mariano Spugnamiglio e sono lo chef e il cuoco del ristorante di Mariano in Arezzo. Oggi prepariamo una ricetta russa internazionale, ovvero il filetto alla bolognese. E gli ingredienti sono ovviamente il filetto, che è la fata padrona, che è la carne. Abbiamo tre salse, la salsa Worcester, il tabasco e la salsa di soia. Poi ci serviamo, per così dire, del ketchup, che è una salsa un po' dolce, che ovviamente tutti quanti la conoscete. Abbiamo della panna fresca, una fetta di pane tostato e del burro. Dunque, la prima cosa da fare è sciogliere un po' di burro in un tegame, in una padella. E nel frattempo che il burro si scioglie, dobbiamo infarinare il nostro filetto in questo modo. Togliamo ovviamente la farina in eccesso e nel momento in cui il burro inizia a fondere, e mi raccomando, deve fondere ma non bruciare, in questo modo, adagiamo il nostro filetto qui nella padella. A questo punto infiamminiamo con del brandy. Aggiungiamo un mestolino di brodo, un paio, ovviamente questo dipende dalla cottura che si vuole dare al filetto. A questo punto, fiamma bassa, aggiungiamo un po' di salsa di soia, quindi la salsa Worcester, che non farà altro che esaltare il sapore della carne, ed infine aggiungiamo il tabasco. A questo punto giriamo il nostro filetto, alziamo la fiamma, lasciamo un attimino cuocere e nel frattempo aggiungiamo della salsa ketchup. Quando la salsa di cottura si è ristretta, aggiungiamo, per chiudere il piatto, della panna fresca. In questo modo facciamo così amalgamare tutto. Il nostro filetto quindi è pronto e passiamo ad impiattare. Abbiamo adagiato nel piatto la nostra fetta di pane, che sia rafferma oppure magari al limite possiamo anche tostarla, e mettiamo il nostro fondo di cottura, vi adagiamo il filetto in questo modo. Ed ecco quindi pronto il nostro filetto al bolognese.